Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Vi stiamo raccontando le vostre storie, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Ecco, continuate a raccontarci la vostra storia. In questo indirizzo di posta elettronica ci scrive un ragazzo di 17 anni, Diego. La sua storia con Padre Pio inizia dopo che ha appreso la sua vita da un film sul Santo Cappuccino. Inizia così a sentire una sorta di presenza rassicurante. Diventa poi questa presenza particolarmente significativa durante un evento drammatico che però coinvolge il fratello. Una sera il fratello decide di andare in montagna con un amico. Al momento di tornare a casa, l'amico lo lascia da solo, sperduto tra i boschi. Diego e suo padre si mettono subito in macchina per cercarlo, nonostante la macchina sia a riserva. Una volta sul posto non riescono a trovare il fratello, la linea telefonica non funziona, con il cuore in subbuglio Diego percepisce una voce interiore, ecco, come se era lo stesso Padre Pio a cui lui si era affidato quando nelle ricerche del fratello gli stesse parlando: non ti preoccupare che tuo fratello torna a casa e voi pure. Questa frase diventa un'ancora di speranza per lui mentre continuano la ricerca. Decidono così di scendere dalla montagna sperando che il fratello abbia così preso la stessa decisione e quindi stia anche lui ritornando a casa a piedi. Quando raggiungono una zona con maggiore copertura telefonica, ricevono una chiamata dalla mamma. Con sollievo scoprono che un collega del papà, di ritorno in moto, ha incontrato il fratello e lo ha riportato a casa. Nel frattempo Diego, suo padre, con la macchina ormai quasi senza benzina, riescono a tornare a casa. Durante il viaggio insieme recitano il Santo Rosario e Diego continua a chiedere a Padre Pio aiutaci tu, sente nel cuore che tutto andrà bene. E lui conclude così la sua testimonianza con queste parole: sia lode al Signore.